Amici dell'Orienteering, benvenuti, siamo finalmente ai campionati mondiali. Un'opportunità unica, quella di vivere fianco a fianco degli azzurri. Vogliamo così dare anche ai tifosi di essere ancora più vicini ai nostri beniamini. E poi anche sui campi gara. Andiamo con loro. Di eccezione oggi con noi Martin Ubban, medaglia d'oro nella sprint relay. Allora Marti, congratulations. Questa I won one of these, I have only a bronze medal. E mentre alle nostre spalle i big stanno arrivando, c'è qualcuno che freme e aspetta dei risultati. Aspettiamo di vedere come siamo andati, non ho ancora molte idee, ma comunque non mi sono trovato a mio agio su questo terreno. Una delle grandi novità di questo mondiale è lo spazio hospitality Fiso. Presidente. Abbiamo creato questo salotto per ricevere tutte le autorità che sono venute a trovarci in questi giorni. Il colore è rigorosamente arancione, l'arredamento anche, e siamo perfetti. Roberto, oggi la squadra come l'hai vista? Oggi sono molto soddisfatto, finalmente due ragazzi hanno fatto una gara buona per loro, ottima, erano contenti, sia Marco che Michela erano contentissimi e io sono naturalmente felice per loro. Finalmente due risultati sono stati molto molto buoni. L'atmosfera si sta facendo rovente, è il momento di andare ad ascoltare i vincitori di oggi e gli azzurri ovviamente. Ventiseiesimo posto, miglior risultato di sempre su questa distanza ai mondiali, tanta la soddisfazione. Sì, per me sulla middle è il miglior risultato, sono contenta, anche perché era una gara molto tecnica e quindi sono soddisfatta. Il pubblico ti ha sostenuto tantissimo, hai capito che stai facendo una buona gara proprio quando sei passata qua? Sì, quando sono passata dall'arena ho sentito lo speaker soprattutto che ha detto che ero in testa e non mi era mai capitato di essere in testa mondiale, quindi dopo ho fatto molta fatica perché mi sono un po' agitata e correre era più difficile. Marco Seppi, miglior azzurro oggi nella middle distance. Ah sì, penso di aver fatto una bella gara in crescendo, sono partito un po' contratto nella prima parte, poi sono stato raggiunto dall'australiano, globalmente la reputo una buona gara sicuramente. Preliminary planning, Carlotta stay in the first leg, of course Adriana is standby, Mary second and Michela last. In the boys we start with Klaus and after Misha and after Manuel. Noi ci abbiamo provato a seguire gli azzurri da vicino e adesso andiamo a seguire la staffetta. Oh, come to Campo Mulo tomorrow and help us. It's most important competition for us.